Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player video di Caputo, nella sua versione What If Upgrade, con 89 di rating, o più 2 rispetto alla versione 87. Ci sono dei ma. Però prima di iniziare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace a questo video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch, dove vado in live in fine settimana, dal giovedì alla domenica, ma anche in settimana, dipende un po' dalla situazione, un po' come anche mi gira. Però per portarvi la Weekend League, premi, Food Champions, pack e tutte le altre cose che ci sono da fare, ragazzi, link qui in descrizione. Sinceramente parlando, pensavo avrebbe avuto almeno un 90 di tiro, visto e considerato che la versione 87 mi sembra che abbia un 87 di tiro, forse, non ricordo di preciso. E no, è 89. Comunque il tiro è interessante, ma ne ho messo una stellina perché l'ho messo il long shot, appunto dalla distanza non è proprio precisissimo. E anche il tiro a giro non mi è sembrato così preciso, onestamente parlando, per via del 73 in effetto. Il passaggio è buono, però non è il massimo, appunto. Allora, in linea di massima, nel tiro c'è stato un minimo di upgrade e va bene, ci posso stare, perché comunque è aumentata la finalizzazione, è aumentato il posizionamento, eccetera, eccetera. Anche nel passaggio in tutto c'è stato un minimo di upgrade, ma non quell'upgrade o quella differenza che mi aspettavo di sentire. Insomma, tutti quanti che dicevano, e anche io dicevo, vabbè, magari Caputo con la versione upgrade potrà essere più interessante. Invece non è cambiato tantissimo. La base del giocatore è quella, non c'è un upgrade sostanziale. C'è un piccolo upgrade, può tornare utile magari se vogliamo farci un SBC, come è uscito Mbappé ad esempio. Ci mettiamo Caputo se non ci piace e via. Però non è un upgrade sostanzioso. A parer mio, mi ha un po' deluso questa cosa, onestamente parlando. La velocità è comunque buona, 91, è veloce, ci siamo. Non è un fulmine, ma non è lentissimo, è una velocità che ho promosso. Il dribbling promuovo, peccato però per le 3D skill, che sono poche per un dribbling del genere. Comunque è abbastanza agile, però non è un giocatore stranamente, anche se è agile. Non tanto dimostra questo 94 in agilità, ma non so il motivo preciso. Sarà dovuto forse al body type, che è lean, che poi lean significa magro. Quindi non ho idea, forse rapporto altezza-peso. Anche qui ci siamo comunque, non capisco, non è estremamente agile. Però si riesce a districare a volte bene, a volte no, in varie situazioni. Questa è una cosa che comunque ho apprezzato di questa carta. Il colpo di testa è anche apprezzabile, molto apprezzabile, anzi interessante. 99 in salto, 92 in precisione di testa, 87 in forza. E ci siamo, a parer mio, perché comunque non serve estrema forza. L'86 non è male, avrei preferito un 90 magari, sì, un 90. 4 di piede debole che sono ottimi. Workers ottimo, alto in attacco e basso in difesa. E non ha contro netti, a parer mio magari appunto un po' il long shot, un po' forse anche la freddezza 84, l'effetto 73, sono delle piccole cose che aggiusterei magari, ma che non sono dei contro netti. Come stile intesa l'ho provato con motore assolutamente, perché devo aumentare il passaggio, la velocità anche e il dribbling. Infatti i top 3 che mi si sta per utilizzare sono base, cacciatore e falco. Non c'è motore. Comunque beh, motore io lo metterei quasi a tutti praticamente. Come alternativa immobile 91, oppure Lautaro Martins, appena versione, l'ultima versione in form. Come indice di abilità da 1 a 5 italiano e del Sassuolo, gli do un 3.5. Ma venendo alla conclusione, il mio voto per questa carta è un 8 più. C'è stato un upgrade, però onestamente parlando mi è piaciuta un po' di più la versione 87 di Caputo rispetto a questa versione. Ma provandola in Weekend League posso capire cosa ne penso. Nel momento in cui sto registrando non l'ho provata ancora in Weekend League. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Se vi rispondo, saluta e vi ringrazio. Ciao belli.